piccoli arcangeli, prima ancora della supplica ardente ai santi angeli, hanno aperto il nono meeting degli angeli quest'anno a Campagna presso la parrocchia di Santa Maria la Nova, in cui svolge il suo ministero sacerdotale Don Marcello Stanzione, noto angelologo, autore di centinaia di autorevoli pubblicazioni. San Michele porta l'incenso, ha spiegato Don Marcello, simbolo della preghiera e dell'adorazione a Dio. Gabriele è l'angelo che annuncia le nascite, per cui la bambina porta i fiori rosa. Raffaele porta la lampada a olio, in quanto è considerato il protettore delle vergini e del discernimento vocazionale. Gli angeli dei cardinali della Chiesa, è stato questo il tema del meeting, ormai appuntamento cui nessuno vuol rinunciare. Chetti Amadio viene dal Veneto e non è la prima volta. Esatto, vengo dalla provincia di Venezia ed è la seconda volta che vengo al meeting, con molto piacere e molta gioia, nonostante tutte le ore di viaggio. Ecco, dall'anno scorso è cambiato qualcosa nella sua vita dopo il meeting? Sono cambiate tante cose. Innanzitutto perché ho conosciuto Don Marcello, Stanzione, che per noi in Veneto sta diventando una perla di saggezza e di preziosità, perché ha partecipato a dei convegni che anche noi abbiamo organizzato dopo i suoi meeting. E nella mia vita è cambiato davvero tanto, perché se prima sentivo la presenza, adesso ne ho proprio la percezione chiara della presenza degli angeli, con maggiore consapevolezza. In famiglia cosa dicono? Devo dire la sincera verità, che in famiglia ho una sorella e una mamma molto vicine, che anche loro si sono avvicinate ulteriormente, mentre avevo un papà che ha contrastato, perché ci sta sempre, no? Cioè, questa dualità. Però devo dire la sincera verità che ringrazio Dio e gli angeli, perché dopo un anno di preghiera e di battaglie, proprio domenica 19 maggio, che era la discesa dello Spirito Santo, Pentecoste, si è aperta una luce nuova. E sembra che tutto sia miracolosamente e straordinariamente cambiato in modo positivo. Questo avviene quando ci si fa aiutare dagli angeli? Certamente, sempre in considerazione che gli angeli sono al cospetto di Dio e accompagnano le nostre preghiere. Le nostre preghiere molto spesso sono deboli, perché noi siamo un po' lontani dalla luce, e loro aiutano, le accompagnano fino a Dio, e se Dio permette tutto si può compiere. Un tema quanto mai particolare, quello del nono meeting degli angeli che viviamo quest'anno qui a Santa Maria la Nova, a Campagna. In particolare, che cosa l'ha interessata? Sicuramente il tema degli angeli. L'angelologia si sa che oggi è molto dimenticata. A livello teologico non è più neanche quasi trattata. Io ho fatto i miei studi tutti alla Pontificia Università Lateranense, e gli angeli l'unica volta che si nominavano è se si trovavano in qualche episodio biblico, ma si nominavano, ma non si spiegava il loro compito, la loro influenza sulla vita degli uomini, il loro compito nei confronti di Dio e degli uomini, queste cose che sarebbero importanti, ecco, come ad esempio anche la demonologia. Anche quella dimenticata, adesso sta tornando un po' in auge, eccetera, e di conseguenza sta tornando anche in auge l'angelologia, perché queste sono due cose che vanno a braccetto, non si possono separare. Ecco, anche perché uno dei, escluso Dio e la Madonna, uno dei più grandi nemici del demonio è San Michele Arcangelo. Ecco, la battaglia angelica è famosa, la battaglia archetipa. Ecco, questo tema a me mi interessava molto, mi è sempre piaciuto, eccetera, e quando mi ha invitato Don Marcello ho preso al volo l'invito per poter anch'io nel mio piccolo dire qualche cosa su questo tema. Ecco, questo è il primo anno che dunque lei viene qui. Sì, che cosa ne pensa? Molto bello, a me è piaciuto moltissimo, perché ammiro molto quanto si dà da fare Don Marcello in questo luogo così piccolo, così un po' fuori mano. Non è una grande parrocchia, né una grande città con grandi mezzi, eccetera. Qui si vede proprio è una volontà personale prima di tutto, una grande
grande devozione personale, e proprio da questo scaturisce, anche se con non grandi mezzi, ma con questa grande volontà di far parlare di questa cosa, di riportare in auge queste figure. E a me è piaciuto molto vedere questo suo entusiasmo, e si fa, non so quanta gente verrà, 100 persone, 200 persone, 300 persone, ma ci siamo noi relatori e ci sono anche le persone, e questo già è il traguardo giusto. Questo è l'agire della Chiesa. Eh beh sì, tutto comincia dal poco, dal piccolo, come diceva Gesù, no? Da chicco di senape, no? Che non si vede, se vede un chicco vero di senape è piccolissimo, davvero piccolissimo, però poi, come dice Gesù, diventa un albero così grande che anche gli uccelli fanno il loro nido. E la stessa cosa sono queste cose, cominciano sempre da piccolo. Gesù ha la tecnica del volo radente, molto leggero. Lui è nato in una grotta, non se ne è accorto nessuno, nessuno sapeva dove era Betlemme, no? Quando chiesero i re magi ad Erode, lui fa, io non so niente, provo a chiedere, perché qua, ecco, perché lui sempre piano piano, poi sempre più in alto, fino alla croce e alla risurrezione. Ci sono degli incontri organizzati dall'Opus aperti a tutti? Facciamo degli incontri dappertutto in Italia. È aperto a tutti, ai giovani e a tutti quanti che vogliono conoscere di più i Santi Angeli. Ecco, siamo alla nona edizione del Meeting degli Angeli e domani è il Corpus Domini. Gli angeli sono, come dire, figure fondamentali per comprendere questo grande mistero. Sì, perché gli angeli, proprio loro adorano faccia a faccia a Dio. Perciò loro ci possono molto insegnare come adorare il Dio con la reverenza, cioè il mistero dell'Eucaristia, la profondità, no, di questo mistero, arrivare più profondamente alla scoperta del Dio che aspetta per noi, che sta in attesa per noi, per nostro amore, no? Loro sono, come si dice, i nostri fratelli maggiori che ci possono guidare sulla questa strada dell'adorazione. Personaggio quanto mai particolare quello trattato da lei stasera, grande studioso di San Tommaso d'Aquino. Sì, è stato maestro generale dell'Ordine dei Frati Predicatori, cardinale Gaetano, è un soprannome da Gaeta, perché di Gaeta siamo nel XVI secolo. Sì, è stato uno dei più grandi commentatori di San Tommaso d'Aquino, si chiamava Tommaso di Vio. E per ordine di Papa Leone XIII, fine 800, il commento di questo cardinale a San Tommaso fu collegato con l'edizione critica delle opere di San Tommaso, che è tuttora in corso. È una presentazione della creatura angelica come un essere personale, naturalmente non corporeo, secondo quello che fu l'insegnamento del Concilio Lateranense IV del 1215, molto importante per l'angelologia, dove appunto la Chiesa insegna che gli angeli sono creature puramente spirituali. Il commento del Gaetano è interessante perché mostra quella che è la spiritualità dell'angelo. Siamo alla nona edizione, quest'anno si parla di cardinali, in particolare tu a quale ti riferisci? Il cardinale campano Alfonso Capecelatro, voi molto caro come cardinale. Cerchiamo di delineare questa figura che non tutti conoscono. È stato un uomo molto longevo, nato sugli inizi del 1800, morto in concomitanza con l'elezione di San Pio X, quindi sui primi del 1900. Un grandissimo letterato, un uomo di una cultura molto vasta, che può essere collocato nella corrente di pensiero neoguelfa. Ha molto lottato per la partecipazione dei cattolici nelle elezioni politiche.
Infatti la sua era una teoria contraria a quella di Don Margotti, che diceva né eletti né elettori. Invece lui ha molto battagliato, perché credeva assolutamente che una democrazia può svilupparsi come tale solo ed esclusivamente se negli organi di governo sono presenti degli eletti cattolici. Questo sarebbe utilissimo in questo momento storico. Purtroppo il relativismo domina il mondo adesso. Abbiamo avuto una svolta imprevista dopo il Concilio Vaticano II. Purtroppo ci sono state troppe correnti di pensiero che sono andate a minare la dottrina della fede, l'integrità, l'integrismo. Quindi stiamo vivendo una realtà veramente triste, dove la legge naturale viene molto spesso calpestata dalla legge positiva. E quindi ecco, io sì, prego e auspico che ci sia il ritorno dei veri cattolici in politica. L'iconografia angelica è un passaggio importante del nono meeting degli angeli, in particolare quest'anno di cosa si parlerà? Studiandola si fanno delle scoperte importanti. Per esempio, quello che mi ha sorpreso è che i cardinali come San Roberto Bellarmino, che pure hanno scritto pagine interessanti di teologia sugli angeli, sono poco rappresentati nelle loro raffigurazioni con angeli intorno, mentre i cardinali che di angeli ne hanno parlato poco, pur credendo fortemente in queste entità, sono spesso rappresentate con entità angeliche. San Bonaventura da Bagnoregio, per esempio. San Bonaventura da Bagnoregio fu cardinale della Chiesa, oltre che frate francescano. Forse perché fu frate francescano, i francescani hanno una grande devozione per San Michele Arcangelo, che è spesso rappresentato con San Michele Arcangelo intorno a sé. Siamo in un settore particolare della mostra. La nostra parrocchia per molti anni ha avuto la mostra permanente sulla devozione agli angeli e la continua ad avere. Adesso abbiamo adibito questo secondo prefabbricato alla mostra permanente sugli angeli e i mistici. Ecco, questi sono tabelloni catechistici molto belli, dove sono presentati i servi di Dio, i venerabili, i beati, i santi canonizzati della Chiesa che hanno avuto dei rapporti particolari con gli angeli. Questa sala ha questo obiettivo di far venire qui soprattutto scolaresche di ragazzi, dice il proiettore. Proiettiamo o diapositive iconografiche sugli angeli, oppure anche i documentari, per esempio sul santuario di San Michele Arcangelo al Gargano, oppure la sagra di San Michele o Monte San Michele, che io sono andato lì e mi sono procurato i documentari, oppure anche dei documentari catechistici sugli angeli, e poi dopo si fa una catechesi ai ragazzi oppure ai visitatori, e poi si lasciano liberi per leggere un po'. E già l'abbiamo fatto e i ragazzi sono molto curiosi, ognuno poi va a vedere il santo di cui porti il nome. A parlare d'angeli non si finisce mai. È vero, perché gli angeli sono immortali, quindi hanno avuto un inizio, non hanno fine. In quanto ci sono degli uomini, dobbiamo parlare degli angeli. Poco fa abbiamo recitato insieme la supplica ardente e tutti hanno partecipato con un affetto, un trasporto, un calore. Si sente la presenza. Sì, si sente la presenza e anche la preghiera, che è molto forte, perché è una supplica, quindi è una preghiera insistente, ripetitiva: venite presto il nostro ausilio, il nostro aiuto.